Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più Family e bentrovati nel nostro appuntamento settimanale con i risultati della settimana sportiva. Io sono Mattia ed iniziamo subito con i risultati di weekend del massimo campionato di Serie A di calcio. Partiamo dal sabato. Alle 18 si è giocato il derby della Mole, Torino-Juventus, che è stato deciso da un gol di Locatelli all'86esimo. Vittoria così per 1-0 per la Juventus. Il sabato sera invece è stato caratterizzato dalla partita Sassuolo-Inter, una partita piuttosto difficile per l'Inter che fino al 60° minuto era sotto 1-0. Poi mister Inzaghi ha effettuato quattro sostituzioni con l'entrata decisiva di Dzeko, il quale ha segnato prima il gol del pareggio e si è guadagnato il rigore per il definitivo 2-1. Veniamo ora alla domenica. Alle ore 12:30 si è giocato Bologna-Lazio, una sconfitta inaspettata. Soprattutto per il risultato, 3-0 per il Bologna. Nel finale è stato espulso anche Acerbi per un doppio giallo, per proteste prima e per insulti rivolti all'arbitro. Il giocatore si è poi scusato pubblicamente, sia con i tifosi che con l'arbitro. Alle ore 18 invece abbiamo visto Roma-Empoli, terminata con il risultato di 2-0. Importante il gol che ha sbloccato la partita per Lorenzo Pellegrini, che è il capitano della Roma, il quale ha poi appena rinnovato il contratto fino al 2026. Allo stesso orario si è giocata anche Fiorentina-Napoli. C'era grande attesa per questa partita importante in trasferta per il Napoli, che non ha tradito le aspettative e ha vinto per il risultato di 2-1. Una vittoria in rimonta, caratterizzata soprattutto da uno splendido secondo gol su punizione di Rahmani, segnato grazie a uno schema provato e riprovato più volte in allenamento, come dichiarato da mister Spalletti nella conferenza post partita. La giornata di Serie A, che ricordiamo è la settima, è terminata con il posticipo domenicale Atalanta-Milan. Una vittoria netta del Milan per 3-2, una vittoria ancora più netta di quanto dica il risultato, dato che fino all'80esimo era sul Il Milan stava vincendo per 3-0. Poi negli ultimi 5 minuti l'Atalanta ha segnato sul rigore e su un gol molto contestato sia dai giocatori del Milan che dall'allenatore nel dopogara, ma che non ha influito sul risultato finale. Infine concludiamo con la classifica della Serie A. Al primo posto troviamo il Napoli con 21 punti, frutto di 7 partite e 7 vittorie. Al secondo posto troviamo il Milan con 19 punti, con 6 vittorie e un unico pareggio contro la Juventus. Al terzo posto troviamo l'Inter con 17 punti e al quarto la Roma con 15. Dobbiamo scendere un po' di più in classifica per trovare appaiate a 11 punti la Juventus, la Lazio e l'Atalanta. Da segnalare infine la prima vittoria in campionato per la Salernitana, che così sale a 4 punti e si toglie dall'ultimo posto. Ultimo posto ora occupato dal Cagliari, che con soli 3 punti rimane l'unica squadra in Serie A a non aver ancora vinto una partita. Passiamo ora agli altri sport. Iniziamo con il motociclismo. Questo weekend si è svolta la gara ad Austin, in Texas, Stati Uniti d'America. In MotoGP abbiamo visto l'ennesima vittoria per Marc Marquez, il quale ha vinto ogni volta in cui ha partecipato al GP di Austin, 7 volte su 7. Al secondo posto Fabio Quartararo, mentre al terzo posto il nostro Pecco Bagnaia. Da segnalare anche in Moto3, la gara si è conclusa con una bandiera rossa a causa di un brutto incidente in rettilineo. Fortunatamente tutti i piloti coinvolti sono illesi. Passiamo ora al ciclismo. Nel weekend si è corsa una classica monumento, la Parigi-Roubaix, e si è svolta in particolare la prima edizione femminile della storia. A trionfare è stata l'inglese Daegn Jan, con al secondo posto l'olandese Marianne Vos e al terzo Elisa Longo Borghini. La domenica invece si è svolta l'edizione maschile, che ha visto trionfare dopo 22 anni un italiano. A vincere è stato Sonny Colbrelli, che ha battuto in una volata ristretta il giovane belga Vermeersch e l'olandese Mathieu van der Poel. Era dal 1999 con Andrea Tafi che l'Italia non vinceva questa gara. Da segnalare nel weekend anche la stupenda vittoria dell'Italia di pallavolo maschile per 3-0 contro la Russia nella finale dei campionati Under 21. L'Italia quindi si è laureata campione del mondo Under 21.
Per questa settimana è tutto, ci vediamo settimana prossima e vi ricordo che il campionato di Serie A starà fermo in quanto giocano le nazionali, in particolare l'Italia gioca le fasi finali della Nations League. Domani sera c'è Italia-Spagna e si spera di trovare l'Italia in finale a San Siro contro la vincente di Belgio-Francia. Quindi un saluto a tutti da Passione Sportiva di Mattia.